con Francesca a The Cliffs, palestra di free climbing a Long Island City, New York, assolutamente fantastico. Questo è il bouldering, si fa senza corda su pareti abbastanza basse e se cadi, cadi sui materassi belli imbottiti. I cani non arrampicano però. Ci sono un sacco di ragazze. Emily, l'allenatrice del The Cliffs, ha detto che le donne hanno una dote naturale di equilibrio in parete. C'è tantissimissima gente. Domenica mattina 2 dicembre, The Cliffs, Long Island City, The Queens, New York. È impressionante. Qui vicino fra poco ci sarà il nuovo quartier generale di Amazon. Lo sport è davvero per tutti, anche per chi ha una gamba sola. E questa è mia figlia Francesca. Sono molto orgogliosa di lei. Free climber, si ricorda delle lezioni ricevute da Renzo Squino alla Gressoney. Ho visto persone che arrivano fino all'alto. Ecco un bambino in cima. Ma poi spingono anche perché non vogliono lasciarsi andare. Ancora bouldering. Ecco una ragazza veramente forte. Francesca e la sua compagna si stanno preparando. Francesca si mette le scarpette che devono essere molto molto strette per essere sensibili. Ok, Francesca sta cominciando a salire. La sua compagna le dà corda. Francesca sta continuando a salire, sta arrivando velocemente in cima. È una parete bella alta. Questa è la sua compagna di arrampicata. Eccola quasi in cima. Ed ecco che Francesca è quasi arrivata. Passa la corda nell'ultimo moschettone. Eccola in cima. Bravissima. Eccola che scende. Com'è stato? Sì. Francesca? Ok. Tutto ok? Mamma mia. C'è anche una corda sospesa per imparare a stare in equilibrio come questo ragazzo. Bella in alto. E adesso Francesca cercherà di fare una parete molto più difficile con un tetto strapiombante. Eccolo lì. Ecco che Francesca inizia una parete molto più difficile.
ecco che la parete comincia a strapiombare, cioè vuol dire a non essere più semplicemente verticale, ma a venirti addosso. Ecco che Francesca sta arrivando vicino ai passaggi più difficili, quelli che ti fanno uscire dal tetto. Ok, nice try. Ecco che Francesca ha ripreso, ha riposato un po' le braccia e le mani, adesso deve attaccarsi all'altro moschettone. Sì, non è facile. Ok, prossima volta. Adesso ci prova la compagna di Francesca che faceva danza e quindi è incredibilmente agile e capace di movimenti, appunto, come se fossero dei passi di danza, che è un po' il segreto delle brave donne climber. Ecco, adesso è letteralmente appesa con le mani e con le gambe. Eccola qua, ecco che ha superato il tetto. Le gambe sono molto importanti, non solo le braccia. Wow! Complimenti! Velocissima! Brava.